salutiamo Arianna Gentili, responsabile per differenza donne del numero antiviolenza donne stalking 1522, benvenuta. Buonasera. Barbara Rosina, presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali. Grazie. E Valerio De Gioia, giudice, consigliere Corte d'Appello e consulente della Commissione contro i femminicidi. Arriviamo alla Presidente Rosina. In effetti voi, insieme ai vostri centri d'ascolto, alle case rifugio, ai centri antiviolenza, siete il primo approdo. Qual è la situazione che vi trovate davanti? Noi ci troviamo davanti spesso delle donne che si sentono profondamente in colpa e provano una grande vergogna per quello che sta accadendo nella loro vita. Ritengono di avere in qualche modo delle responsabilità per ciò che sta accadendo, ritengono di aver commesso degli errori e quindi in qualche modo arrivano quasi giustificando ciò che è accaduto, arrivano giustificando la violenza che subiscono all'interno delle loro famiglie. Il primo grandissimo lavoro che noi dobbiamo fare è ascoltare senza alcun tipo di giudizio le cose che ci vengono raccontate, perché dobbiamo far capire a queste donne che la responsabilità non è una responsabilità personale. Se vogliamo parlare di responsabilità, parliamo di responsabilità di sistema. Spesso ci troviamo di fronte donne che tentano in tutti i modi di garantire quell'apparenza di felicità, quell'apparenza di famiglia, anche per delle spinte che arrivano dalle loro famiglie. E quindi questo è un lavoro complesso per far comprendere come da questo tipo di situazioni invece ci si può non solo difendere, ma anche allontanare. E poi rimane un altro problema, che sono i figli che restano orfani di entrambi i genitori in alcuni casi. E quindi voi come assistenti sociali ve ne dovete prendere cura. In che maniera? Anche qua io inizio col dire che la grande complessità del nostro lavoro è quella di ascoltare le persone che abbiamo di fronte. Anche in questo caso ci troviamo di fronte parenti che hanno un grande senso di responsabilità, si sentono colpevoli per quello che è accaduto, hanno una responsabilità nel crescere i loro minori, i loro nipoti, che possano essere nonni o che possano essere zii, accompagnandoli a capire cos'è accaduto, ma questo viene fatto sempre insieme ai servizi. Io parlo per gli assistenti sociali che sono vicini a queste persone e danno loro degli strumenti per parlare con i loro bambini, ma ci sono anche degli psicologi, ci sono gli educatori, ci sono molte figure professionali che insieme agli assistenti sociali possono aiutare queste famiglie a ricostituirsi, a ricomporre, a riprendere la loro vita nonostante la tragedia che li ha colpiti. Ovviamente anche questi bambini hanno bisogno di un grande supporto psicologico, perché sono situazioni che possono in qualche modo influenzare tutta la vita, no? Nei termini di sfiducia nei confronti degli adulti, nei confronti del genitore, nei confronti del padre, nei confronti della madre, e quindi devono essere accompagnati a riprendere fiducia anche nei confronti delle persone che hanno intorno a loro. Presidente Rosina, non solo femminicidi ma anche tanta violenza nei confronti delle donne. Quali sono le valutazioni che vengono fatte dai servizi sociali per salvare queste donne da questa condizione molto grave prima che avvenga l'irreparabile? Quando le donne si presentano ai servizi sociali o si presentano in ospedale e oltre al medico vedono anche l'assistente sociale ospedaliero, le domande che noi poniamo loro sono legate alla frequenza di questi maltrattamenti. Cerchiamo di fare delle valutazioni rispetto al rischio che l'episodio che le ha portate in quel momento in pronto soccorso o in quel momento a fare la denuncia possa ripetersi nel tempo. La capacità di essere in grado di proteggersi, di avere una rete di persone amiche, familiari, genitori a cui rivolgersi nel momento in cui si pensa di correre dei rischi, la possibilità di avere un reddito proprio che consenta loro di fare delle scelte, anche di allontanarsi dalla propria famiglia, la possibilità di avere dei momenti di libertà all'interno della propria famiglia, nella relazione col proprio coniuge, con il proprio compagno, sono tutti elementi che ci accompagnano a poter fare delle prognosi, cioè ci accompagnano a poter dire qual è il livello di rischio all'interno di quella situazione. La proposta che noi facciamo alla donna nel momento in cui vediamo che ci sono dei segnali d'allarme importanti è quella di essere messa in protezione, cioè di essere allontanata da quella famiglia e collocata, insieme alla collaborazione con i centri antiviolenza e con le case rifugio, in luoghi protetti dove poter valutare quale può essere il progetto migliore per loro.
Io ringrazio i nostri ospiti, grazie per averci aiutato a comprendere meglio un fenomeno drammatico ma che dobbiamo affrontare, quindi dobbiamo imparare e capirlo per sradicarlo e radicarlo sempre di più.